Benvenuti alla quattordicesima e ultima puntata di questa stagione di Smoy's Place con Stellaris. Abbiamo perso la guerra, l'ultima puntata, quindi adesso vi voglio far vedere un po' quella che è la diplomazia, diciamo, finale. In realtà la guerra potrebbe continuare, siamo solo, come potete vedere qui, basso destra, a solo almeno 14%, però non abbiamo praticamente più flotta e quasi più materiali, il che vorrebbe dire sostanzialmente una lenta agonia, anzi potrebbero chiederci magari delle riparazioni maggiori rispetto a quelle che andremo a pagare ora. Adesso vedremo cosa potremmo offrire per avere una pace, perché comunque loro stanno vincendo, potrebbero decidere di non farla. E oltretutto vorrei anche un attimo vedere com'è la situazione in generale, fare un po' una chiosa della partita. Togliamo la pausa, anzi, rimettiamo la pardon e andiamo a offrire la pace. Noi abbiamo uno score di meno 59 per avere una white peace sarebbe il pareggio sostanzialmente, meno 14 per il war score che è meno 14%, meno 18 per via della relative navy strength che stiamo perdendo e meno 27 per la length of war, è troppo, stata una guerra troppo breve. Se andassimo avanti col tempo, magari riuscendo a resistere, potremmo forse ridurre questo gap, ma al momento quello che mi preme è dare invece qualcosa ai miei avversari velocemente in modo da chiuderla per evitare che sia una disfatta. Loro hanno tre richieste che io posso eventualmente offrire come sul piatto della bilancia. La liberazione di uno dei nostri vassalli, per la precisione questo, a Gottara, che non ci ha aiutato di niente, quasi quasi glielo darei. O fare il ban dell'artificial intelligence, quindi per 20 punti. Che cioè adesso il divario di 9 potremmo piegarci a un loro dettame, ma noi siamo liberi pensatori perché ce ne sbattiamo. Piuttosto preferisco l'umiliazione. L'umiliazione vuol dire che avremo molta meno influenza in futuro. In quel modo potremmo fare surrender e uno, quindi probabilmente accetteranno. Quindi basta che il loro sia positivo, appunto, solo di uno. Ora bisogna aspettare che accettino. Fatto. Quindi siamo in pace. Gli Anatolian Confederacy per ora sono liberati. Quindi non sono più i nostri vassalli, tanto no, servivano più o meno una sega. E magari andranno a federarsi invece con alcuni dei nostri avversari, forse con gli Allied Kriegs Communities. Invece i nostri amici che avevano una guerra parallela stanno in questo momento vincendo contro i loro diretti avversari, forse anche grazie a noi, gli abbiamo spazzato via la flotta. Quindi probabilmente avremo un nemico in meno qua a destra almeno, magari in futuro, se mai continuerà questa partita, si vedrà se potremo andare avanti o meno. Togliamo dalla pausa, ci sarebbero ovviamente dei problemi da affrontare, c'è un pianeta che ha, per esempio, non abbastanza cibo, ci sono un po' di cose che si possono fare in realtà negli editti, ci dovrebbe essere, forse però non abbiamo ancora, la capacità di avere più cibo, però non la vedo in questo momento, quindi probabilmente non ce l'abbiamo ancora. Possiamo costruire degli altri edifici, eccetera. Ovviamente a questo punto bisognerebbe ricostruire un po' quelli che sono i nostri, la nostra forza, tentare di proseguire con la partita il meglio possibile, magari costruire una federazione e andare avanti. Ovviamente ci vuole del tempo, per cui ecco, non è qualcosa che vorrei far vedere adesso. Metto semplicemente un tappabuchi dove System posso, in survey modo da complete. evitare che ci siano problemi. Invece vorrei andarvi a vedere per la galassia. Allora, abbiamo in realtà incontrato in tutto questo casino il nostro primo Fallen Empire, che sono gli Alvotari Forerunners. Come potenza sono overwhelming, come tutti i Fallen Empire, sono una stagnant ascendancy, quindi hanno tentato di arrivare a un governo basato su antiche tradizioni, principi, eccetera, eccetera, ma ormai sono decadenti, decaduti, non c'è quasi più nulla da fare per loro, sostanzialmente. Possiamo eventualmente fare un po' di
discussione con loro, non ancora in realtà, hanno chiuso tutto, anche se sono fanatici xenophile, sono comunque ostili, non vogliono parlare. Poi bisognerà anche vedere, ci sono questi due imperi che sono appunto quelli più vicini a noi, bisognerebbe andare a vedere se potrebbe essere possibile fare qualcosa. Adesso eccoli qui. Questi, per esempio, se vogliono formare una federazione, l'hanno già creata in realtà. Con l'Ether Union mi dà ciascuno un attimo, mi dà i Planet States, mi sa che hanno già fatto. Quindi non riusciamo ad entrarvi. E anche loro, eventualmente, no, loro per esempio no. Però a quanto pare Defensive Pact, Not Aggression Pact, non lo vogliono ancora fare. Perché abbiamo delle eticità differenti, eccetera, eccetera. Questa partita, facciamo un bilancio, questa partita era probabilmente persa dall'inizio. Ed era persa dall'inizio perché la nostra posizione con molti imperi vicino, guardate come sono isolati alcuni degli altri, quanto spazio avevano all'inizio, e ostili, cioè non ce n'era nemmeno uno che volesse federarsi con noi, cioè hanno determinato sostanzialmente il nostro isolamento. Purtroppo con Stellaris queste cose funzionano, capitano abbastanza facilmente perché è molto randomico ed l'inizio è sicuramente la parte più difficoltosa, insieme anche ai finali che hanno scelto, che non sono esattamente banali. Tanto per dirvi, aspettatevi che la situazione che vedete nella galassia, quando finirà il tempo, sarà sostanzialmente irrilevante o quasi irrilevante al finale della partita, perché accadono sempre dei fattori endemici che la cambiano. Potete disattivarli, ma questo vuol dire sostanzialmente togliere la partita al suo finale, diciamo, regolare. Abbiamo visto la battaglia, abbiamo visto anche le battaglie di terra, abbiamo visto l'espansione, abbiamo visto come utilizzare le varie risorse, come fare commercio. Credo che abbiamo toccato tutti gli aspetti praticamente del gioco, quelli almeno principali. Mi piacerebbe giocare il prossimo anno una nuova partita, magari dopo aver esplorato un po' anche le espansioni che ho appena comprato e vedere come andrà a finire. Registrare anche quella, tentando sempre di utilizzare un po' questa formula di circa 20 minuti a puntata. Spero che vi sia piaciuto. Probabilmente la prossima stagione sarà su un altro gioco, però non farò Stellaris due volte di fila e mi auguro che lo seguirete. Se avete qualsiasi domanda, vi prego di farmela. Non mi dispiacerebbe fare un video eventualmente per rispondere ad alcune. Potete scrivere sia ai miei contatti qua sotto, sia ovviamente i commenti al video stesso. Oppure iscrivervi al gruppo di The Breakfast Bug su Facebook, che è molto attivo, e farmi direttamente le domande anche lì. Io vi auguro una buona serata e ci vediamo l'anno prossimo, nel 2017. Ciao ciao!